soltanto una frequenza, ne utilizzano 9. Se voi guardate il libretto delle istruzioni, proprio vi dice che è disponibile per cercare 9 diverse frequenze tra quelle che sono disponibili nell'aria. E quindi gli effetti biologici si moltiplicano perché ogni frequenza ha un effetto diverso. E la storia insomma è un po' questa. Il 5G non è solo una questione telefonica, ma mette in comunicazione tutte queste frequenze con delle frequenze a 26 fino a 39 GHz, quindi sono frequenze altissime, che servono per l'internet delle cose. E se voi per esempio cercate su la trasmissione Patti Chiari della Radio Televisione Svizzera, ha fatto due servizi molto interessanti sull'internet delle cose e sull'altro si chiama Sorvegliati Speciali, ma su come attraverso l'internet delle cose poi si entra nelle abitazioni e si possono vedere nelle telecamere, nei computer, eccetera. E se guardate questi due servizi vi rendete conto che il 5G è una diffusione a tappeto in tutte le città, no? Di frequenze diverse, sia altissime frequenze che basse frequenze, ma che comunicano tutte tra loro. Cioè, mentre adesso se tu devi telefonare a me per parlarmi e metterti in contatto col mio telefono, dopo i telefoni saranno già in contatto. Quindi il mio telefono potrebbe essere in contatto col frigorifero che gli manca il latte che l'aveva chiesto al lattaio e così via. Cioè, questo è l'internet delle cose, significa un'immersione nei campi elettromagnetici estremamente forte e elevata, di cui non abbiamo neanche la percezione adesso e neanche l'industria sa esattamente come deve essere sviluppata. L'internet delle cose peraltro è quello con cui sono entrati già i russi nella battaglia elettroamericana. Quindi la cosa è estremamente pericolosa da questo punto di vista, perché si tratta di una diffusione di campo elettromagnetico che triplicherà le antenne delle città e aumenterà in modo molto molto consistente la radiazione a cui saremo sottoposti tutti i giorni. Una cosa che vorrei proporre è uno sciopero almeno di un giorno dei telefoni cellulari per dare un segnale alle compagnie che sono gli utenti che hanno il potere di in qualche modo, no, di intervenire. E l'altra cosa, dal punto di vista delle abitazioni, si possono fare delle schermature, però le schermature si possono fare, e soprattutto per le altissime frequenze le schermature sono più efficienti. E tenete conto che i campi elettromagnetici attraverso il metallo non passano, per cui si possono utilizzare schermature di metalli, che ci sono delle tende, ci sono... per ogni situazione insomma si possono trovare dei sistemi almeno per attenuare il segnale, no? A me me lo chiedono, insomma, in tante abitazioni ho dato delle consulenze, però il problema è un problema troppo diffuso, insomma, no? per essere affrontato con la schermatura personale, cioè bisogna che in qualche modo ci si ribelli a livello complessivo. Poi ci si può proteggere personalmente, ovviamente prendendo delle precauzioni diverse. Soprattutto però il problema è il telefono cellulare. Se il telefono cellulare non ci fosse, non ci sarebbe questa diffusione neanche delle antenne. Esperienza di ricerca, io ho trovato che tutte le frequenze hanno effetti biologici. E ogni frequenza ha un effetto diverso, perché gli oggetti nelle cellule che colpiscono sono diversi. Per esempio, io ho notato questo, che facendo sperimentazione dalle basse frequenze fino alle alte frequenze, ho visto che ci si spostava dalla membrana cellulare con le basse frequenze ai sistemi di regolazione genica invece all'interno del nucleo. Quindi ogni frequenza è come se avesse una sua frequenza di...
di risposta, insomma. E quindi questo non c'è. Poi dal punto di vista della ricerca, dovete considerare che non sono state fatte ricerche su queste, sulle ultime frequenze. Il fatto è che, per esempio, il professor Ardel citava un unico lavoro che riguarda le altissime frequenze del 5G e queste frequenze del 5G hanno una penetrazione minore nel corpo, no? E questa penetrazione è soltanto di pochi millimetri, 4-5 millimetri, però è sufficiente a influire sulle tutte le terminazioni del sistema nervoso periferico. E le ricerche, l'unica ricerca che è stata fatta è a questo livello qua. D'altra parte, quando sono state vendute le frequenze del GSM parecchi anni fa, addirittura una quota dei soldi riscossi con le frequenze erano stati destinati a fare per la ricerca sui campi elettromagnetici e poi non sono stati utilizzati, però almeno erano stati invece stanziati, mentre invece questa volta non ci si è posti neanche il problema e quindi si continua a fare installazione di nuove tecnologie senza aver fatto ricerca sul problema.